Ebbene sì, finalmente è arrivato il giorno tanto atteso. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi mostrerò la mia nuova casa. Solo che prima di effettivamente mostrarvela mancano due o tre dettagli per farla risultare al meglio. Questo video cade a fagiolo con la collaborazione del video di oggi, cioè Hype. Che cos'è Hype però? È un conto che permette di gestire in modo semplice e veloce il proprio denaro. Si può utilizzare sia tramite l'app, scaricabile sia su iOS che su Android, sia tramite una carta fisica. Ovviamente vi dà la possibilità di utilizzare anche il contactless del telefono in modo tale da non portarvi addirittura la carta appresso e poter pagare in completa autonomia con l'NFC del vostro telefono. Andiamo al centro commerciale. Ah, dimenticavo ovviamente, prima di scendere è ovvio che mi serva la mia carta Hype. Vi arriva in questa confezione veramente molto minimal e vi trovate dentro la vostra carta. Ok, sì, i codici sono dietro, quindi ve la posso mostrare. Quindi io prendo la mia carta e adesso posso veramente andare a fare gli ultimi acquisti. Ovviamente c'è anche Federica che mi accompagna. Ragazzi, prima tappa fatta. Abbiamo preso il condizionatore che ci ha praticamente occupato mezz'auto. Adesso andiamo al centro commerciale per comprare le ultime cosine. Vi faccio vedere anche come funziona il pagamento contactless di Hype. La faccia di un uomo che sta girando da tanto, la mascherina di uno che non sta respirando più. Abbiamo preso praticamente tutto quello che ci mancava, ragazzi. Adesso andiamo a pagare e poi finalmente possiamo evadere. Addio. Oh mio Dio ragazzi, è stato più difficile del previsto. C'era il posto pieno a tappo, ma abbiamo comprato anche le ultime cosine. Come vedete è stato veramente facilissimo. Dopo vi faccio vedere a casa che mi è arrivata anche ovviamente la notifica dell'app. Vivaio! Comunque andare a vivere da solo, traslocare in generale, fare tutto è veramente stancante. Quindi a meno che voi non siete veramente motivati come lo ero io e come lo sono io, non ve lo consiglio tantissimo. Sono stanco, è una giornata che giro per comprare robe di casa, ma le piantine mi mettono di buon umore, quindi piantine. Ragazzi, siamo in un vivaio e stiamo prendendo due piantine davvero molto carine. Però guardate anche qui queste piccoline. Le comprerei tutte, ma non ho dove metterle. Addio amici, addio. Benvenuti ragazzi ufficialmente nella mia nuova casa. Iniziamo questo tour partendo dalla porta d'ingresso, che presenta un golosissimo crocifisso, tra l'altro attaccato in maniera magistrale con... Iniziamo dalla zona living, ok? Perché è la parte più importante della casa, dove si vive, anche perché ci sono due stanze, quindi la zona living è una delle due stanze e poi non ce n'è più. Allora, nella zona living troviamo una zona lounge dove metto le mie scarpe e i miei pacchi momentanei, il mio bellissimo citofono, costruito nel 1824, questo utilizzato personalmente a Garibaldi, e l'ingiallimento ne è la controprova. Un bellissimo dipinto di Monet. No! Non è di Monet? Ah, di una monella. Ed è un quadro che ha fatto Federica, ragazzi. E se io mi metto così, sembra un'immagine di Google. È stupendo. Infatti, sto cercando un quadro per incorniciarlo, ma non sappiamo bene le misure. Qua abbiamo una vetrinetta dove metto piatti, bicchieri, pentole, tazzine. Lì c'è un po' di assembramento. Computer di Federica, mio computer. Questa è la spesa di Federica, che non so perché non si è portata. Divano che veniva già fornito con Federica sopra. Divano letto, in realtà, perché quando dormiamo insieme io dormo in realtà lì, perché altrimenti Federica non dormirebbe come si è presunto dai video. Federica in realtà è qui perché dovrebbe farmi il video. Comunque facciamo finta niente. Da questa parte, esattamente accanto alla porta d'ingresso, abbiamo la zona cucina. Non è una vera cucina ragazzi, è un cucinotto, ma non il fratello di Maria Grazia. Una volta si usava fare... Aspetta dai, ti aiuto io, dai avanti dai. Una volta si usava fare questo, questa cosa obbrobriosa, ma ai tempi si utilizzava, cioè si chiudeva il cucinotto dietro un armadio. Vabbè, però sta ordinato. Non so per il perché, la cosa più logica è che magari hai ospiti, c'è un casino lì dentro, copri tutto, ma a me piace molto tenerlo aperto. Prima di riaprirlo però vi faccio vedere il mio angolo pulizia. Asse da stiro è Dyson. Una mensilità di affitto. Riapriamo il nostro armadio cucina e abbiamo munnizza. In realtà è tutta plastica, ma oggi è giorno di plastica e la devo buttare. Lavatrice, questa qui è mia. Infatti guardate, l'ho presa tutta tecnologica, con case gira, satuma, kisu, kisu. Mensolina che ho aggiunto io per le spezie. Piano cottura, lavello. Il frigorifero, questo per fortuna c'era, incredibile ma vero. Non vi faccio vedere cosa c'è dentro, anzi sì.
del cibo. Microonde portato da casa mia, perché è mio. Quest'angolo è gentilmente offerto dal padre di Federica. Abbiamo una prima parte della dispensa, ciccionerie, pasta. Poi abbiamo l'angolo, uno degli angoli più vivi della casa, cioè macchinetta del caffè, bajou. È internet. Televisore comprato tipo 8 mesi fa e utilizzato solo ora. Diceva un famoso pittore: meglio tardi che mai. 118! Le mie due figlie, cioè la mia pianta e il mio piccolo bonsai, che ogni giorno mi ricorda che non è importante quanto tu sia grosso, l'importante è che tu paghi l'affitto, altrimenti ti sfrattano. Questa era praticamente la mia zona living. È molto bella perché, nonostante sia piccola, intanto vi vorrei far vedere il lavoro magistrale, super preciso, con cui ho messo le zanzariere. Ecco, queste sono messe un po' alla rinfusa. Intanto vi faccio vedere anche il mio balcone. Qui c'è il mio orto, lì c'è il condizionatore che ancora vi devono montare, i miei pesi, il mio stendino e poi basta, altrimenti vedete dove abito. Questa in realtà è un po' più bellina come zanzariera perché c'ha pure le calamite centrali. Ovviamente, ragazzi, sono zanzariere all'antica e sono un po' brutte da vedere, ma non essendo casa mia non vado a mettere le zanzariere fisse. Come vi dicevo, ragazzi, prima di passare all'altra camera volevo parlarvi meglio della mia carta Hype, in particolare del mio conto premium. Innanzitutto, attivando Hype Premium vi arriverà a casa questa carta qui. Questa infatti è la carta World Elite Mastercard. Wow, what a pronunciation. Molto comoda perché? Perché gira su un circuito Mastercard e quindi è accettata praticamente da tutti. Quindi una normalissima carta di debito che potete utilizzare sia fisicamente con il contactless sia per acquisti online. Il plus però che ha questa carta rispetto a delle altre carte è che non pagherete commissioni. Avere un conto premium significa ovviamente avere anche un'assistenza prioritaria rispetto agli altri, quindi per qualsiasi problema sarete sicuramente molto più celeri nell'assistenza. Ma andiamo a vedere insieme l'applicazione, perché secondo me è la parte più interessante di un conto Hype. Come vedete, questo è il mio bilancio, ho 62,56 euro. Qui ovviamente ci sono tutte le ultime transazioni. Dal più potete ricaricare la vostra carta, ok? E potete ricaricare in vari modi. Io di solito ricarico con un'altra carta e è molto rapida. Ovviamente potete sia inviare del denaro sia richiederlo da altri utenti Hype o fare dei pagamenti classici come bollettino, bonifico, eccetera. Inoltre il costo di gestione del conto premium è fisso, quindi pagherete solamente un canone mensile veramente basso e sarà tutto incluso in quel canone. Se volete conoscere comunque tutti i dettagli e tutti i vantaggi del conto premium, vi lascio il link in descrizione per andarvi a informare. Oh, passiamo alla parte nevralgica di casa, cioè il mio studio, magazzino, garage, stanza da letto, ufficio, armadio, guardaroba, tutto quello che volete, può diventare di tutto perché non c'è più spazio. Partiamo dalla cosa più bella, cioè la mia postazione. Come vedete mi sono addobbato qui. Sembra piccola, lo so, ma in realtà è tanto quanto casa mia, quindi io ho sempre lavorato in questa condizione, quindi non mi trovo per niente scomodo. L'unica scomodità è quando ci sono due persone e quindi dobbiamo fare un po' di Tetris. Un'ottima zanzariera, come potete vedere. Letto rifatto da me, ho imparato a fare il letto. E qui, come vedete, c'è un agglomerato di scatoloni. Non avendo ovviamente un ripostiglio o cose varie, ho messo tutti gli scatoloni qua sopra i miei armadi. Questi sono due armadi che non vi apro perché tanto ci sono vestiti. Qui c'è il mio ferro da stiro stupendo che utilizzo per stirare. E poi andiamo... Ah, questa l'ho portata da casa, guardate, cambia colore. Puoi fare così, ma puoi fare anche così. E cambia colore, è molto carina. La spegniamo però perché la bolletta la pago io. Entriamo adesso nel bagno. Oh, il bagno mi piace molto perché è veramente grande. Cioè, è veramente spazioso. Come vedete qui c'è una specchiera, lavello. Ragazzi, sono ovviamente sanitari vecchi, ma sti cazzi. Guardate che lusso, che prelibatezza, che opulenza. Stecca della doccia a pressione, tendina con i fenicotteri. Ma dove lo trovate uno youtuber che si tratta così bene? Gabinetto bidet che non si apre da solo, ma abbiamo bisogno di un taglierino da infilare dentro per alzare il tappo. E lo devo tenere chiuso perché altrimenti esce puzza. Lì ci tengo le mutande. E sostanzialmente la casa è finita. Credo sia stato uno dei tour più brevi che abbiate mai visto. Bene ragazzi, questa era casa mia. Spero davvero che vi sia piaciuta. Come vedete è una casa umile, ma non manca niente. Io mi trovo veramente molto bene. Quindi spero che sia piaciuta anche a voi, soprattutto la mia tendina con i flamingo. Ringrazio tantissimo Hype per la collaborazione. Ripeto, per tutte le info il link è in descrizione. Se avete altre curiosità sulla casa lasciatemele scritte qui. Adesso vado a fare la cosa che mi riempie di più l'anima: passare lo straccio.